A Frascati l'incontro europeo dei giovani deoniani provenienti da tutte le comunità deoniane d'Europa. Ad organizzare quest'anno l'evento la provincia dell'Italia meridionale. Oggi vi proponiamo la testimonianza della provincia polacca, dell'entità polacca con i suoi giovani. Sentiamo. Padre Bartek, tu sei polacco. La Polonia, così come la Spagna e il Portogallo, ha un'unica provincia deoniana. Qual è il tuo ruolo? Tu di che cosa ti occupi? Mi occupi di nostro movimento giovanile, allora la gente giovane, è un movimento da 25 anni nella Polonia quando è stato organizzato. Io posso dire che ero nel primo gruppo di questo movimento in Polonia, 25 anni fa. La Polonia nel 2016 ha vissuto la Giornata Mondiale della Gioventù, un bell'incontro. Che cosa ha portato ai giovani quell'evento? Sai, pensa che soprattutto la freschezza della fede, la gioia della fede, quando i giovani si vedano che non sono da soli con la sua fede, con i suoi valori che sono dentro il suo cuore, quando fatto un'esperienza comune della sua fede, è entrata anche speranza che si può vivere con questi valori in mondo odierno. Oggi invece che cosa stanno vivendo i giovani polacchi? Quali sono i bisogni, le esigenze e le domande che pongono a voi deoniani? Ah, mi sembra che come nel tutto il mondo, allora loro cercano il senso della sua vita, hanno bisogno di trovare la risposta a che cosa devo fare, qual è la mia strada nella vita, hanno bisogno di aiuto, di supporto di qualcuno che può andare con loro, vicino a loro. Questo mi sembra più importante. Questo incontro di questi giorni a Frascati è un incontro positivo perché ci sono tante culture, è bello incontrarsi, è un bel esempio anche di integrazione e di accoglienza, come abbiamo detto nelle precedenti interviste. Ma come reagiscono loro, a questi momenti, alle varie attività che vengono organizzate? Sai, all'inizio è sempre un distanza perché noi abbiamo problemi della lingua, qui ci sono spagnoli, portoghesi, italiani, allora le lingue possiamo dire vicine, noi invece possiamo comunicarsi con loro in inglese, allora all'inizio c'è paura che mi spiego bene, che mi capiscono, ma dopo primo, secondo giorno non si vede questo, durante la cena, durante questi giochi, nella serata, tutti giocano, tutti cantano, non si vede questa differenza tra le lingue e culture.